Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Vlahovic! E la palla è entrata! Ed è subito spettacolo! Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto... Vlahovic! Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Ci prova con un pallone profondo. Palla dentro di Chiesa. Beh, questo è un passaggio qua. Ecco il tiro! Bel rete! 1-2 veloce che mette la partita sui binari giusti. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Mi sembra che la difesa qui abbia le sue colpe. Il giocatore che ha segnato era completamente libero, gli hanno lasciato troppo spazio e sono stati puniti giustamente. Il Moreirense può... Dybala! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Pallone interessante, in verticale. Non può... Levando! E il portiere dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. I saltatori proveranno ad approfittare di questo corner. Va con il passaggio corto. Lewandowski, pallone dentro. Occhio al tiro! Splendido tentativo al volo. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. Calcio d'angolo battuto corto. Hazard la mette, ci mette la testa. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Hanno sviluppato bene la manovra sulla corsia esterna, ma sono arrivati al cross dal fondo troppo facilmente. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Errore qui, pallone sprecato. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Intercetta il pallone, ben fatto. Pallone lungo, in verticale. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Cristiano Ronaldo ci mette il piede, conquista la sfera. Fallo, nessun dubbio. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile.
vede lo scatto e può concludere ed evita il gol. C'è il cross. Difesa energica e decisa. Chiesa. Chiesa! E il portiere fa il suo dovere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Palla filtrante per Lewandowski. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. De Paul. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Prova a darla profonda. Pronto al tiro. Palla in fondo alla rete. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara. Chiesa! Miracolo di Khan! Lewandowski. Ecco Dybala. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Supera il diretto avversario. Effetto al cross. Intervento fondamentale. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Ecco un'occasione di contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. C'è la palla lunga in avanti. Lewandowski. Mette il turbo. There will be 1 minute added time. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol. E si ricomincia a giocare. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Prova a darla profonda, nello spazio. Ci prova con un pallone profondo. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. L'appoggio sulla fascia. Pallone interessante, in verticale. C'è l'opportunità per il contropiede. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. L'estremo difensore la caccia lunga. Cristiano Ronaldo. Bella palla, deve approfittarne. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Cercano un'azione veloce. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Opportunità di ripartire. Di Maria vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve in area. Può colpire. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Ha reagito distinto, con rapidità ed efficacia. È pronto a metterla in mezzo, vediamo se riuscirà a pescare un compagno. Opta per il tocco corto. Bonucci.
The attendance for this match was 80,314. Se continuano così possono tornare in partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ci prova con un pallone profondo. Il portiere la spedisce su. Arriva Cristiano Ronaldo. Locatelli prova a darla profonda nello spazio, sceglie di andare per via, colpisce il pallone. Peccato, perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Pallone interessante in verticale e c'è un bel pallone in avanti. Bella parata! Ecco un pallone in avanti. Qui può partire il contropiede. Griezmann ci prova con un pallone profondo. Hazard ha spazio per affondare. Provano a partire in velocità. Hazard. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Prova a darla profonda nello spazio. Occasione per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Qui cercherà il tiro. Che grande parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Locatelli prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sceglie di andare per vie verticali. Hazard. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti. Occhio alla la toglie dalla porta. Ha un'altra chance. Substitution on the field. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Number 14, Dybala. Number 5, Cuadrado. Coming on the field. Decide di giocare la corda. Number 18, cross verso il centro. Attenzione al tiro. Number 2, substitution. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Prova a prolungare e passa. Chiesa prova centralmente. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Arriva il cross di Pogba. Salta! E il portiere ci mette una pezza. Trovano la rete. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Cercano l'azione veloce. Prova a fare tutto da solo. Ottima lettura di gioco, recupera palla. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma...
security staff for each block. Please report to the staff room immediately. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Chiaressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Il Monumentale è veramente uno stadio impressionante. Spicca tra le altre strutture costruite negli stessi anni in Sud America. Partita già in corso di svolgimento. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gravenberg. Renato Sanchez si fa vedere per ricevere. Dybala. Traversone in aria. Baltiro. Bella parata. Autogol, ma come ha fatto? Un errore incredibile. È un gol così, Fabio, è proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Riceve il passaggio. Dybala può tentare. La palla va sul palo. Trovano la rete. Tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Per un portiere subire un gol del genere è sempre frustrante, ma non puoi farci nulla. Solo il palo ti può salvare, ma in questo caso non è stato un alleato dell'estremo. Vlahovic! Questo errore potrebbe essergli fatale. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Werner. Musiala. Attenzione al tiro! E c'è il gol del Bayern di Monaco. Con questo gol sono di nuovo in vantaggio. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico! Che gol, Fabio! È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Conducono con una rete in più degli avversari. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato... Dybala! E il portiere dice di no. E il portiere fa il suo dovere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Va con il passaggio corto. Alla peggio nello scontro di forza. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. La toglie dalla porta. Eccellente il portiere. Sembrava non avesse possibilità di fermarla e invece ha evitato il peggio. Dybala con una buona possibilità. Colpisce. E c'è il gol. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà.
Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Tutto è pronto per il tiro dalla bandierina. Vediamo se sapranno sfruttarlo a dovere. Nuno Tavares. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Werner sceglie di andare per vie verticali. Passaggio splendido, una chance. Cercano l'azione veloce. Ci prova con un pallone profondo. Prova a lanciare il compagno. Chiesa ha spazio per... Prova la conclusione. Grande intervento di Lafont. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone interessante, in verticale. Ruba palla in modo magistrale. E non c'è modo di aggirare il difensore. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Werner. Werner avanza verso la porta. L'appoggio sulla fascia. Ed ecco il cross. Grande giocata difensiva. Qui può partire il contropiede. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Alex Grimaldo. Chiesa prova a darla profonda nello spazio. Prova a verticalizzare. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. È stato un brutto primo tempo. Anche l'incredibile autogol che c'è stato. Speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. Il secondo tempo è cominciato. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Werner sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Dybala! Ci prova di nuovo. Un passo rimbalzo. Eccola la rete. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Vantaggio di 3 reti. Piuttosto rassicurante, direi. Chiesa. Alex Grimaldo. Ci prova con un pallone profondo. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Substitutions taking place. C'è movimento in area, vediamo che soluzione cercherà ora.
errore qui, pallone sprecato. Alex Grimaldo. Provano a partire in velocità. Pallone interessante, in verticale. Alex Grimaldo. Dybala vede lo scatto e cerca la profondità. Movimento brillante alle spalle della difesa. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Doku. Occasione per il contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Alex Grimaldo. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Musiala. C'è l'opportunità per il contropiede. È costretto a ricominciare. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. L'avversario vuole il pallonetto. E sì, trova la rete. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene assegnato al tiratore. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Chiesa. Pallone interessante, in verticale. Il portiere la calcia lontano. Doku. Sceglie di andare per vie verticali. Può liberare il... Ci prova! La sfera entra in porta! Sappiamo tutti che per un professionista il gol è sempre una soddisfazione. Ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare un po' per non umiliare troppo gli avversari. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Anthony! Portiere battuto, rete! E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis o del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. Stanno facendo una partita straordinaria. Tutto sembra facile, tutto funziona. Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale. Vorrebbero sparire. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Gravenberg. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. C'è spazio da sfruttare in verticale. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Conservano il possesso, vogliono evitare rischi inutili. Tentativo in avanti, lungo. Ci prova con un pallone profondo. Scatta verso il pallone. Pallone nello spazio. Bell'intervento difensivo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. E ora devo concludere. Ancora due minuti per le speranze delle due squadre. Errore qui, pallone sprecato. Nuno Tavares. Musiala. È tutto.
L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Certo, l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita, ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? The players today are escorted by boys from the local school team. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Batte subito la punizione. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Alaba. De Nayer. Walker. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Prova il tiro. Locatelli. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Occhio al tiro. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Opta per il lancio lungo. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Camara. Errore qui, pallone sprecato. Zielinski lo sposta di peso e gliela porta via. Qui può partire il contropiede. Pallone interessante in verticale. Zielinski sceglie di andare per vie verticali. Attenzione al tiro. Si sblocca il risultato. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Punteggio di 1-0 a referto. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Camara. Zaniolo. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Si riprenderà con una rimessa laterale. Vede lo scatto e cerca la profondità.
Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Hazard! A sinistra con il passaggio. Ha spazio per provare il tiro. Va di testa! E il palo salta il portiere! Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. La giocano rapida, nello stretto. Ed ecco il cross. Si butta per incornare. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Denayer. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Cercano un'azione veloce. Prova a darla profonda, nello spazio. E passa. Ha spazio per cercare il gol. Colpisce. E sì, trova la rete. Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. A volte quando ci si avvicina alla porta le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Kovacic. Possesso palla preciso, la fanno girare. Da lì può segnare. Walker. Walker, come abbiamo appena visto, non disdegna una sortita in avanti di tanto in tanto. La gioca in profondità. Errore qui, pallone sprecato. Denayer. Supera il diretto avversario. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Squadre a riposo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Si ricomincia a giocare, il secondo tempo è iniziato. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Ci prova con un pallone profondo. Lancio lungo del portiere. Dybala con una buona possibilità, se ne va. Non ha sfondato ma ha reso la vita difficile alla difesa, iniziativa interessante. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Gran controllo di palla. Zielinski. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Il traversone viene intercettato, si riprenderà con un calcio d'angolo. Libera tempestivamente. Ecco il tiro! Altra chance! Gli nega la gioia del gol, che parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Calcio d'angolo battuto corto. Kovacic la gioca a sinistra.
allunga il piede verso il pallone. È attento e allontana senza problemi. La mette sulla sinistra. Alaba può cercare il taglio in mezzo. Mette in mezzo il traversone. Può liberare il tiro. Bella apertura. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Serve il compagno più indietro. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Riesce ad intercettare. È fuori gioco per lui. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Prova con la palla lunga. Riceve palla da dietro. Cuadrado. C'è l'opportunità per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Pallone interessante, in verticale. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Pallone lungo, in verticale. Tenta Hazard. Hazard. Bonucci. Non ci casca e gli porta via il pallone. Camara. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Kovacic. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Allarga il gioco a destra. Walker. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così. Ibrahimovic! Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Hazard. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Walker. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è spazio da sfruttare in verticale. Substitution on the field. Number 15. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Chiesa. Palla a Beckham. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Chiesa. Darwin. Pallone interessante, in verticale. Occhio al tiro. Supera la linea, gol! Gol non valido, tutto da rifare. Qui è difficile capire. Non era sicuro neanche l'arbitro, secondo.
Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Si chiude in parità, tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza.